quintessenza di grinta Loredana Bertè pubblica in un tweet il suo credo: difendere la propria immagine, essere sempre se stesse. Le donne sono colpevolizzate per la loro vecchiaia, non possiamo far vedere le nostre rughe perché la società ci insegna che una donna è bella solo da giovane, scrive in un messaggio che suscita immediatamente la risposta di un pubblico che la ama e la sostiene. Non sono una signora. Grazie Loredana, sei una guerriera sempre, dice una follower. Non badare a chi ti dice che dovresti smettere di tingere i capelli di blu, sei bellissima, risponde un'altra, alle molte critiche mosse sul suo look e sui ritocchi estetici. Come mi guardi, baby? Questi occhi sono pericolosi, eh? Sì, io sono pericolosa. Anticonformista, ribelle, ha stregato il pubblico sin dai primi anni 70 per una voce roca e grintosa, fuori dagli schemi. Ma anche per il suo essere icona dell'emancipazione femminile, per la sua genialità e per i look eccentrici, sempre pieni di significato. Dobbiamo prima di tutto essere belle per noi stesse, piacerci come siamo, sfidare le norme imposte dalla società. Viva essere libere! Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora! In 50 anni di carriera ha cantato donne arrabbiate e perse, narrando con disincanto l'amore di uomini egoisti, ai quali ha reagito mostrando i pugni ma anche tutta la sua fragilità. Achille Lauro si inginocchia e chiede perdono a nome di tutti quelli che feriscono le donne. Lo scorso 8 marzo dal suo profilo Instagram torna sul tema del rispetto. Ci insegnano a essere buone sottomesse, a sottostare al padre padrone. Quando capiranno che non bisogna insegnare alle nostre figlie a stare attente, ma educare i nostri figli al rispetto e alla gentilezza? Un follower le scrive: continua a essere libera e orgogliosamente donna, con le rughe o no, ma donna libera. E tu?